partire da oggi, anche a Ribera, nell'ambito della raccolta differenziata dei rifiuti, non sarà più garantito il servizio dedicato al ritiro dei rifiuti prodotti dai cittadini positivi al Covid, che come è noto venivano considerati speciali. In pratica non ci sarà più differenza con i rifiuti prodotti dagli altri cittadini e tutta la spazzatura seguirà le previsioni dell'ecocalendario, ma con delle accortezze che dovranno essere utilizzate dai cittadini positivi al Covid. Nei giorni scorsi infatti sono pervenute sia da parte della Regione Siciliana sia da parte dell'ASPE di Agrigento nuove indicazioni in materia di gestione dei rifiuti da parte dei cittadini affetti da Covid-19. A spiegare in che modo i cittadini riberesi positivi dovranno effettuare la raccolta differenziata è una nota dell'assessore Leonardo Augello. In particolare, a partire da oggi, i soggetti positivi al Covid dovranno continuare la raccolta differenziata secondo il normale ecocalendario, ma con l'accortezza di utilizzare il doppio sacchetto per ogni tipologia di rifiuti. Inoltre, fazzoletti, tamponi per test di autodiagnosi, mascherine, asciugamani in carta, guanti e tutto quanto possa essere stato contaminato dovranno essere raccolti come indifferenziata, sempre con doppio sacchetto, e verranno ritirati secondo l'ecocalendario che a Ribera prevede il ritiro dell'indifferenziato nella giornata di sabato. Per quanto riguarda gli utenti non positivi ma in quarantena, invece, l'unica accortezza riguarda i fazzoletti, i tamponi, le mascherine, gli asciugamani in carta e i guanti in un sacchetto separato da inserire nel contenitore del rifiuto indifferenziato. Tutto ciò alla luce della scadenza della circolare della Regione che distingueva i rifiuti prodotti dai soggetti positivi al Covid, della cessazione dello stato di emergenza il prossimo 31 marzo e a seguito di un'apposita nota diffusa dall'ASPE di Agrigento.